Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti. Se è la prima volta che siete su questo canale, parliamo di profumi, ma annessi invece ad un altro argomento che a me sta molto a cuore. Sto parlando del mondo del gaming. Alex, ma ti sei impazzito? No, ragazzi, non mi sono impazzito. Voglio consigliare 5 profumi a 5 tipologie di gamer differenti. Andiamo. Error. Prima di cominciare con questo video specialissimo, voglio fare un ringraziamento speciale a Noah, che mi ha omaggiato della sedia da gaming più bella che io abbia mai avuto. Quella che vi sto facendo vedere è la top di gamma di Noah, che ragazzi, veramente, cioè è qualcosa di fenomenale. Io non ho mai avuto una sedia così comoda, così bella, con questi materiali. Capiamoci, io sono sempre stato uno che sta seduto tantissimo al giorno. Tra le mie grandi passioni c'è anche quella del gaming, ok? Quando devo rilassarmi, quando devo fare qualcosa così, mi metto a giocare. E questa sedia mi ha consentito veramente una comodità, adesso è un po' che la sto provando, una comodità incredibile. Si reclina fino a poterci dormire, i braccioli sono tutti regolabili, ha un bellissimo cuscinetto lombare, un cuscinetto per la testa dietro e una gomma piuma dentro molto molto resistente e quindi comodissima, che ti fa stare in una posizione veramente top. Inoltre qui a fianco a me invece c'è la Valkyria di Noah, che vi sto facendo vedere anche in questo momento. È praticamente un LED che si può cambiare, lo utilizzerò tantissimo nelle live perché riesce a dare quel tocco di figaggine in più ad un'illuminazione che in realtà invece potrebbe essere un pochino scarsa. Quindi veramente fichissimo. Grazie allo sponsor di oggi, Noah. Sotto questo video, tra l'altro, vi lascio i link diretti ai prodotti proprio che ho io, sia alla Valkyria che alla sedia. PS, detto tra noi, sedie uguali identiche a queste, ok? Di marche molto superiori, costano il doppio se non qualcosa di più. Detto questo, comincerei con la mia classifica, insieme alla mia sedia comodissima, comincerei la mia classifica dei profumi che in un modo o nell'altro ho accostato ai gamer. Cominciamo. Il primo gamer che mi è venuto subito in mente è lo squattrinato, quello lì che ha due spicci e che compra sempre i giochi in sconto, in saldo, oppure gioca soltanto a giochi free to play. Ecco, per lui ho pensato a Ferragamo, F-Black di Ferragamo, che è un profumo che costa pochissimo, ma che però è buono, è un po' come League of Legends, cioè nel senso è un gioco free to play, ci puoi giocare gratuitamente, però cavolo, che giocone, no? Come tanti altri, ecco. F-Black di Ferragamo è quel tipo di profumo lì. Poi c'è il gamer, quello lì, che gioca a GTA, a Cyberpunk, a tutta quella roba particolare, open world, no? Gli piace fare casino, ficcare sotto le persone con le cose, insomma, gli piace fare casino. E allora ho pensato, cosa c'è di meglio di Step Aboard Cuoio di Taon? Ecco, cioè, semplicemente questo. Oh, solo questo ti fa capire quanto è street, quanto è figo questo profumo, perché questo è un profumo a tutti gli effetti, ragazzi, a base acqua. Voi immaginate in un contesto cyberpunk quanto ci sta bene questo profumo qui. Veramente buonissimo e bello proprio per un gamer che ha una postazione, una scrivania figa con i LED e tutto. Cioè questo sopra, ragazzi, Cuoio di Taon, ma anche gli altri sono buonissimi, sempre di Step Aboard. Poi ci sono una categoria di gamer che giocano quasi esclusivamente a giochi di corse automobilistiche, corse con le moto. Lo so perché addirittura loro si prendono un computer apposta con il volante, apposta soltanto per giocare a quel tipo di giochi, e per loro ho pensato non c'era niente di meglio che Xerjoff Anniversary 75 per MV Agusta e Forward Racing. Aspettate che adesso ve lo apro e vi faccio vedere lo spettacolo. Questo, ragazzi, è un profumo realizzato da Xerjoff per MV Agusta Forward Racing. Guardatelo in tutto il suo splendore. Questo è un profumo che non posso esimermi dal consigliare a tutti
gli amanti delle corse, delle moto, delle... Cioè, voi sapete chi è MV Agusta, se non lo sapete è la realtà di nicchia della produzione di moto più importante in Italia, un po' come se fosse la Ferrari delle moto, e Forward Racing praticamente è il team che grazie alla collaborazione con MV Agusta gareggia in MotoGP insieme ai suoi piloti con le MV Agusta. Quindi, cioè, stiamo parlando di qualità top in tre settori: MV Agusta la creazione delle moto, Forward Racing il team che gareggia con le moto di MV Agusta in MotoGP, e poi Sergio fu una delle case di nicchia più importanti italiane. Quindi, invece di comprarvi una scheda video, metà scheda video, vi comprate Anniversary 75, ma ve lo dico, vi devo mettere il link qua sotto perché si può comprare soltanto con il link. Intanto lui ci ha dato l'ok. E adesso gli ultimi due profumi. Uno è il più mainstream, ovvero il gamer, quello lì giovane, ok? Dai 16 ai 25 anni, che gioca, ma che studia anche, che si diverte, un po' il normale della situazione, che utilizza il gioco un po' per svago e passatempo. Ecco, per lui ho pensato a Versace Eros. Perché? Perché semplicemente dal momento in cui giocherà la sua partita e poi uscirà con gli amici, se ne andrà in discoteca a cercare nuove emozioni con le amiche e quant'altro, beh, Versace Eros gli darà una mano. In più è un profumo che secondo me è bello anche da indossare in casa per una freschezza avvolgente. Per questo penso proprio che sia la scelta giusta per il casual gamer. E poi veniamo al gamer invece, quello lì, ragazzi, che si fa una postazione paurosa. Quello che ha speso migliaia e migliaia d'euro solo per due pezzi del computer, tipo la scheda video e la scheda madre, ha speso 3.000 euro solo di scheda video e vuole una postazione perfetta. Ecco, per lui, quindi per il gamer riccone, quello che compra solo giochi da Steam originali, quello che praticamente non bada a spese per patchare i suoi giochi con le ultime patch uscite, beh, Roja Elysium. Questo probabilmente è il miglior profumo che tu potresti avere. E per te che sei riccone non sarà un problema spendere 250-300 sterline circa, ma qualcosina meno, per questo profumo che quando uscirai dalla camera, quando uscirai con gli amici e quando andrai in giro, non solo sarai il riccone a casa, ma sarai il riccone anche fuori. Oh. Bene ragazzi, io e la mia sedia stupenda vi ringraziamo per aver guardato questo video insieme anche alla mia Valchiria, che tra l'altro posso anche girare in questo modo per renderla una bellissima luce di sfondo, perché davanti non fa luce. Bellissima questa cosa. Vi lascio qui sotto i link per acquistare o per dare un occhio e dove comprare su Amazon questi prodotti, ragazzi. Fidatevi di me, non vi ho mai detto bugie, sono spettacolari. In più, i profumi che vi ho consigliato, penso veramente quello che ho detto, fino all'ultima parola. Fatemi sapere qui sotto se siete dei gamer, se siete il casual gamer, l'hard gamer, il gamer riccone, se siete invece quello che comprerà lo Xerjoff in edizione limitata, o se vi serve una bella sedia. Ragazzi, io adesso me ne vado a reclinarmi. Ciao.